Paolo Moro, il più giovane consigliere di sempre all'interno del Consiglio provinciale degli Alpini di Bergamo. Anzitutto, come mai una candidatura del genere? Insomma, la presenza dei giovani non è poi così scontata, soprattutto all'interno del corpo alpine. È stato un motivo d'orgoglio riuscire a rappresentare gli alpini del mio paese, il Gandino, all'interno del Consiglio della sezione di Bergamo. Ed è nato da un sentimento che tutti noi alpini dovremmo avere nel nostro cuore, cioè quello di portare sempre avanti il ricordo dei nostri caduti, dei nostri veci. Che cosa può portare un giovane al corpo degli alpini? Beh, ci sono tante possibilità di riuscire a dare delle motivazioni di aggregazione all'interno dei giovani della nostra società, riuscire a avvicinarli al senso proprio del dovere della patria, al modo di poter dare una mano all'interno della nostra società e rendendosi parte attiva in ogni situazione. Tu sei stato eletto il 6 marzo, finora che tipo di proposte hai portato in consiglio? Per adesso mi sto giusto ambientando questa nuova situazione, dopo ho dato la disponibilità a entrare nella commissione della protezione civile, che quello è un bel volume di lavoro che propone, per cui serve sempre una mano, oltre che essere entrato nella commissione giovani per poter valutare eventuali iniziative appunto da proporre ai ragazzi della nostra società. E poi adesso abbiamo in ballo il discorso della adunata degli alpini di Torino, che dovremo riuscire a organizzare nel migliore dei modi per quanto riguarda sempre la nostra sezione. Trovi tempo di dedicare delle risorse anche alla sezione locale oltre che al consiglio provinciale? Sì, in qualche modo cerco di ricavare quei momenti liberi dando una mano al nostro capogruppo, il signor Piazzini, che ha sempre bisogno di avere a fianco qualcheduno che lo possa aiutare in tutte quelle che sono le vicissitudini di un gruppo alpini locale, che è fatto da tanti aspetti, dal tesseramento, appunto anche al fatto della adunata di Torino, che richiede un certo lavoro da poter organizzare. Quali sono le iniziative in programma per il prossimo periodo? Nel breve periodo, ecco, c'è appunto prossimamente la adunata di Torino. A fine maggio sto organizzando assieme al General Carrara il raduno degli artiglieri del gruppo Bergamo, in quel di Silandro, in Val Venosta. Poi ci saranno tutte le varie manifestazioni alpine della provincia bergamasca, in cui bisogna fare presenza per onorare sempre il discorso dei nostri veci. A settembre ci sarà anche il raduno a Passo Resia, a ricordo di dei alpini artiglieri accaduti sotto una slavina, tra cui c'è anche un gandinese, Giacinto della Torre. Cercheremo di ricordare e onorare anche lui. Qual è il tuo obiettivo per questo mandato? Questo mandato, l'obiettivo principale è riuscire a inserirmi bene in questo ambiente, riuscire a poter a capire quale le necessità ha bisogno questa sezione, e dopo sono disponibile a ogni evenienza.